Si è completato l'intervento in Viale Bovio per il taglio dei platani, si andrà avanti purtroppo con altri tagli oppure qual è la situazione? La situazione, intanto abbiamo dato seguito a quello che c'era stato detto dalle verifiche che erano state fatte dal centro regionale fitosanitario, quindi dall'agronomo, purtroppo come pensavamo quegli alberi erano malati di cancro colorato e adesso per il momento sono stati abbattuti 6 alberi, adesso successivamente ci saranno verifiche su tutto il viale, purtroppo è un dolore abbattere le piante, ma se la situazione è quella non possiamo altro che immaginare poi prima di andare incontro alla ripiantumazione, un viale senza alberi, un viale senza anima. Però questa è la situazione, prima di tutto la sicurezza, e quindi abbattere questi alberi che rappresentano un pericolo per i cittadini era indispensabile procedere. C'è da intervenire ancora sugli ultimi tronchi che rimangono, soprattutto per l'eliminazione delle radici? Ma sì, tra l'altro ci sono alcuni tronchi che sono proprio malati e quindi c'è la necessità di andare in profondità, di disinvestare, di chiudere quelle buche che si creeranno, perché lì non è possibile rifare la pianificazione, ce l'hanno sconsigliato. Quindi si continuerà adesso, per tutte le radici devono essere rimosse. E poi vediamo dove si può ripiantumare, si è andata a piantumazione, dopodiché se non si creeranno altre situazioni per poter donare poi al viale nuove alberature.